Perché nomos significa legge in greco e adelfia significa fraternità, dove la fraternità non è un consiglio, è legge. Mi ha raccolto come il primo figlio, che eravamo abbandonati, ecco, eravamo sette fratelli abbandonati. E poi dice, beh, al 31 ha detto la prima messa e siamo stati là con tutta l'autorità e dice, va bene, io vivo su questa vita, salvare questi ragazzi, ecco, che sono abbandonati. E mi ha benedito e siamo andati a San Giacomo Roncole. Io facevo la polenta a 300 bambini. Sì, noi facevi rifornimenti a questa opera che viveva di beneficenza, però io non potevo fare beneficenza perché la roba la compravo. Era circa nell'anno 1933-34, avevo circa 16 anni, eravamo in una settantina di ragazzi chiamati piccoli apostoli. Don Zeno ci divise in piccole famigliole, tra i quali io dirigevo una di quelle famiglie. Io ho sempre sentito nell'animo mio di dover dedicarmi ai bambini, perché non ho mai sentito di sposarmi e avrei sempre desiderato parlarne anche in casa. Purtroppo i miei genitori pensavo che fossero un po' contrari. Così io presi con me i libri della scuola, andai a scuola, che poi non andai a scuola, e andai da Don Zeno. La famiglia ha in se stesso la possibilità di un amore, e se Dio non ha trovato altra soluzione, guardate, potete studiarvela finché volete, potete vedere da tutti i punti di vista, la famiglia è la sola soluzione. E se questa è la sola soluzione, noi cristiani in modo particolare dobbiamo amare. E questo amore deve essere tale da poter sostituire in pieno quello che pensa anche un istinto materno. E il bambino ha bisogno di questo amore, di una famiglia sincera. Quando tornai dalla prigionia subito dopo la guerra, nel 45, aspiravo a formarmi una famiglia, però esitavo perché nonostante ci fossero già due matrimoni a Nomadelfia, ritenevo che anche i matrimoni in Nomadelfia potessero avere una missione più ampia, cioè accogliere anch'essi i figli abbandonati. Siamo in un gruppo familiare e qui siamo quattro mamme, abbiamo 16 bambini sotto ai 12 anni e in tutto in gruppo siamo 32, però facciamo tutti assieme. Nomadelfia si può definire una formazione di una popolazione, ecco. I Nomadelfia accettano la fraternità come legge e si impegnano nei loro cosiddetti accordi sociali, si impegnano a vivere la fraternità secondo il Vangelo. Thank you.
noi ci siamo uniti in famiglie, famiglia di famiglie, per creare una popolazione nuova che viva socialmente il cristianesimo. L'umanità può cambiare civiltà, portarsi alla solidarietà universale.